Salve legionari, come state? Continuiamo le nostre missioni. Ci ritroviamo di nuovo con Bruto e siamo nella Dalmazia. Allora, Bruto si lamenta perché dice che la gente che si chiamavano suoi amici adesso usano soltanto il suo nome, che lo stanno ingannando e offuscando il suo giudizio. Quindi lui pensa di fare quello che è giusto per la Repubblica e le persone. Ha preso comando dalla Dalmazia e la sua situazione presente lo mantiene lontano dalla provincia, quindi ci fa governatore della capitale e dobbiamo renderla una delle più grandi colonie dell'epoca. Quindi dobbiamo darci da fare. Abbiamo 45 minuti di tempo, dobbiamo costruire il circo massimo e ottenere il 60% di soddisfazione alimentare, ludica e religiosa. Come obiettivi bonus, invece, dobbiamo costruire 30 case, poi ottenere 10.000 denari tramite il commercio. Otterremo durante la missione punti di ricerca costantemente. Cominciamo! Allora, io chiamerei subito dei pretoriani al rapporto che vadano a prenderci il marmo. Mentre qui dobbiamo usare gli schiavi per lavorare, perché in questa missione, se vedete, non si possono costruire le insule. Allora, io costruirei un'altra casa di equiti di qua, va? Così non abbiamo problemi. Così. Innanzitutto i mattoni. Falegnameria, perfetto. Allora. Ok, porterei un acquedotto qui. Innanzitutto la cava di pietra. Allora, i pretoriani sono qui, perfetto. Li porterei un po' più in qua. Anzi, li porterei in questo punto così costruiamo il fundus qua in mezzo e possiamo sfruttare gli schiavi. Due, per la precisione, mercati degli schiavi. Molto bene. E adesso portiamoli qui. Allora, loro hanno fame? Direi di sì. Ok, allora, qui farei qualcosa per il divertimento. Ok, qua ci siamo. Allunghiamo l'acquedotto. Intanto Bruto ci invia denari. Costruiamo, costruiamo una bella cava di pietra appena riusciamo. Innanzitutto costruiamo anche piantagione di lino qua. Ah, ma ce ne sono due qua, ok. Bene, bene, bene. Cavoli, sì, la cosa più importante. Il marmo e la pietra. Tanto abbiamo dei bei acquedotti che possiamo farli anche da qua.
Molto bene. Ok, qui servono lavoratori, bene. Il porto, anche lui al porto. Costruirei un bel tempio di Vesta. Qui. E ci farei lavorare degli acquiti. Pretoriani sono qui, molto bene. Porterei sui quadrivio. Qua abbiamo anche degli altri porti, bene. Nel frattempo, qua ricerchiamo nuove rotte commerciali, mentre qui possiamo commerciare. Allora, siccome abbiamo tanto lino, possiamo far lavorare gli equiti alla sartoria. Ah, strada costruita malissimo. Rifacciamo. Nel frattempo, qui. Prefettura sia. Fontana, se no qua ci si ammala. Ci si ammala male. Allora, rifacciamo la stradina qua dietro. Nel sartoria. Nel frattempo. Il vino ci serve. Ah, giusto il forno. Altri schiavi qui. Così possiamo sfruttare bene la presenza anche del bosco con la segheria e del bacino d'acqua con le fornaci. E avere materiale a sufficienza. Allora, qua produciamo vestiti e possiamo venderne. Facciamo che ne produciamo altri di qua. Intanto ricerchiamo i templi. Tempio di Giove, eccolo qua. Quello di Marte possiamo costruirlo qui e farci lavorare i patrizi. Oh no, non mi fa ruotare sti cavolo di cosi, mannaggia. Pazienza. Qui possiamo già vendere ferro, fantastico, favoloso ragazzi. E allora io ne approfitterei, costruirei anche qua un insediamento commerciale, così ci arricchiamo di più. Ok, molto bene. Allora, qua serve una bella macelleria. Facciamo così. Dobbiamo muovere. Soddisfazione spirituale è piuttosto bassa. Allora, qui facciamo un bel tempio di Giove.
E ci facciamo lavorare i patrizi. Serve anche un bell'odium. Allora, intanto qui. Che è sto rumore? Ah, sono le zebre. Servono altri schiavi intanto. Qua se caccio via loro tengo 2000 denari e 20 schiavi, il che mi servirebbe. Col grano come siamo messi? Sì. Devo farli fuori perché mi servono schiavi. Mi spiace ragazzi. Li ho traditi. Allora, intanto qui. Costruiamo tutti i bei porti. E qui il mercato degli schiavi. Con l'acquedotto che parte da qui. Ok, così. Allora. Fare delle belle piattaforme qui. Allora, una bella villa col tempio di Giove. Poi. Ah, le terme non sono ancora pronte. Male, male. Ok, sono quasi pronte, bene. Allora. Allora serve qualcosa di sostitutivo per la ludica. E intanto serve anche marmo. C'è un bel teatrino qui. Due case di equiti, anzi, in totale 4, 2, 3 per il porto e una per il teatro. Loro cosa possono vendere? Posso fargli vendere mattoni nel frattempo. Tra l'altro, manca il cibo. Fondamentale. Facciamo che lui lavora al forno. Lui lavorerà al faro. Che lo farò qui. Dovrebbe essere un quadrato, eh. Più o meno. Forse andrebbe allargato di qua. Facciamolo di qua. Così. Voilà. Come la scorsa volta. E qua, mi dimentico sempre, una bella fontana. Allora, intanto di qua io farei una macelleria. Facciamola qui così, dai. Nel frattempo potrei vendere lino. E pietra. Vediamo come si è messi col denaro. Quasi 10.000, dai. No, siamo solo a metà. Servono 30 case. Non so perché il limite è 25 qui. Boh, vado a capire. E la soddisfazione è quasi a 60 di tutto. Bene. Farei qui una bella locanda per favorire cibo e intrattenimento. Mentre. Di qua. Ok,
Tempio di Marte ci starebbe. Ah, cavoli. Qui non abbiamo più costruito nulla. Tra poco con la religione saremo a 60. Farei un bel ospedale dove far lavorare i patrizi. Qui farei una bella taverna. Perfetto, il 60% delle tre soddisfazioni basilari l'abbiamo fatto. Ah, non proprio. Dai, sta villa qua. Su. Orsù. Era più carino se guardavano di qua, in effetti. Nel frattempo qui 40 40 spirituale, ma dai. Ludica 56, alimentare 41. Diciamo che possiamo fare di meglio. Secondo me è colpa di sto teatro in mezzo alle balle. Potrei spostarlo in questo modo così. Uno qua e uno di qua e risolviamo il problema. Un po' così, spostiamo un po' indietro questo acquedotto che se no è una rottura. No, che cosa? Ma furbo che sono. Spera. Un attimo su. Allora, qua in mezzo io ci farei un bell'odium, un tempio di Marte, potenziamo il marmo, ci farei lavorare gli acquiti. Allora, con l'ospedale preveniamo le malattie in tutta la zona. Ah, qua non ci avevo fatto ancora lavorare gli equiti, ma... cioè i patrizi, che cavolo. Così risolviamo il problema. Servono 3 case di equiti? Bene, bene, bene. Allora, circo massimo. Ok, non devo vendere né pietra né marmo. Vendiamo, vendiamo. Grano. Perfetto. Costruiamo il circo. Lo farei in questa zona.
Mi raccomando, veloci. Vediamo tutti questi cosi intorno, magari velocizzano la costruzione veramente. Che bello il faro. Possiamo produrre vestiti. Bene, la soddisfazione è messa molto bene. Abbiamo vinto, ragazzi. Guardate qua. Che storia. Bella sta città. Però sapete cosa? Non sono soddisfatto. La voglio finire tutta e farvela vedere. Ci vediamo tra poco. Eccoci qui, ragazzi. Guardate che bella che è venuta la città. Tutta florida e popolata. Qui ho fatto anche delle belle mura per proteggerla in caso di attacchi da nemici, ipotizzando, ma anche per chiudere bellamente qua questa parte. Guardate qui che carino il tempio sulla sommità. È molto, molto, come si dice, ritualistico. Qua ci sono i sacerdoti che fanno la loro funzione. Abbiamo le villette, qui il Colosseo. Qua il nostro bel circo. Mentre fanno la gara. E questo intanto parte, decide di partire. Va bene. Laggiù sulla sommità si vede il faro. Qui abbiamo il Senato, l'Accademia dei Filosofi, con questi qua sul tetto che camminano. Bravi, bravi. Chi sarà lui? Sarà Catone? Boh. Poi altri edifici unici che abbiamo costruito, ossia tutti. Il Pantheon, eccolo qui. E anche la Curia, per mantenere l'ordine città. E ciliegina sulla torta, la colonna della vittoria. E direi che possiamo concludere con questa bella vista. Con i nostri bei pretoriani. Abbiamo sbloccato la proprietà. Campi di... Credo che siano i campi di addestramento di Segobriga. Non so. Eccolo qua. Ah, ok. I campi di segheria, diciamo. Ci fornisce 30 di legno, ma sinceramente non mi serve perché io il legno me lo produco con i miei schiavi, quindi sono a posto così. Direi che non compro nulla, accumulo e basta. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto non scordate di mettere like e di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi e soprattutto di attivare la campanellina per farvi notificare quando escono. Fortuna, audaces, iuvat! A presto, ciao!